Oggi Scolanetta è al Ministero e vi diremo le cose che non sapete sulla carta Io Studio. Fino a novembre arriveranno circa 1.700.000 nuove carte con il chip, quindi con la collaborazione di PostePay. Sono carte utili per i ragazzi stessi. Potranno avere una scontistica in migliaia di esercizi commerciali, potranno quindi risparmiare, potranno usufruire di musei, di cinema, di teatri con prezzi assolutamente vantaggiosi, quindi è un vantaggio per loro. Potranno, solo se le famiglie vorranno, attivare anche il chip e quindi ricaricare una carta che è gratuita, come strumento economico, un borsellino che la famiglia potrà decidere di far utilizzare ai propri ragazzi. Alcuni siti un po' pericolosi che circolano c'è un blocco. 3 milioni di carte sono attualmente attive, quindi utilizzate dai ragazzi. Se i ragazzi sono svegli, vogliono imparare, capiscono bene che hanno in mano uno strumento in più vantaggioso, che devono utilizzare con la testa, ma uno strumento che li mette in contatto col mondo del lavoro, col mondo della realtà, con strumenti finanziari, ed è un vantaggio per loro. Con la carta Io Studio noi diamo a loro, insieme alle loro famiglie, uno strumento di conoscenza di cosa sia la finanza, di cosa sia un bancomat, un chip, di cosa sia un rapporto anche finanziario con una banca o con le poste. A settembre partono le spedizioni delle nuove carte, che in realtà sono una seconda fase di una spedizione che è già avviata, ma è quella più importante perché arriveranno circa 1.700.000 carte in giro per le scuole italiane. Le novità sono essenzialmente legate allo strumento del pagamento finanziario, del borsellino elettronico. Se i genitori e le famiglie decidono di caricare qualche moneta, insomma la paghetta, chiamiamola così, diventa una paghetta digitale, la paghetta 2.0, un strumento importante perché c'è la possibilità di monitorare. C'è un indirizzo di posta elettronica, iostudio@istruzione.it, per fare tutte le domande ed esprimere tutti i dubbi. Sul sito ci sono anche altre iniziative, la pagina Facebook è una pagina attivissima, gli studenti tra di loro si aiutano quando hanno dubbi, ma comunque c'è anche la redazione che supporta. Ci sono anche dei numeri di telefono per qualsiasi cosa, la carta viene smarrita, la carta non funziona, non si riesce ad accedere al sito, tutte le problematiche vengono risolte in seduta stante. Tra le novità in arrivo, la cosa principale da segnalare è che a brevissimo ci sarà anche un portale dedicato con marchio Io Studio, dove lo studente potrà comprare tutto quello che di volta in volta verrà caricato a prezzi favorevoli. Questo è uno strumento pensato con i ragazzi e con le famiglie, quindi insomma da questa condivisione è nato uno strumento molto apprezzato. C'è stato detto che c'è un aumento di agevolazioni, un aumento di numerico di partner che hanno deciso di credere nel progetto della Io Studio. Per noi la carta Io Studio ha sempre ricoperto un ruolo centrale, perché consentiva veramente a tutti quanti gli studenti di poter avere degli sconti sull'acquisto del materiale scolastico oppure nell'accesso ai canali informali di formazione, che diventano sempre più centrali per noi. Ci auguriamo anche che la carta Io Studio venga estesa anche agli studenti universitari. Proprio oggi abbiamo un incontro col Ministero dell'Istruzione volto a pensare alle nuove iniziative per il nuovo anno scolastico, che riguarderanno sia le famiglie, quindi con Infostrada con la telefonia fissa, e sia il singolo studente con la telefonia mobile Wind. L'obiettivo di Wind è quello in qualche modo sempre di agevolare e di andare incontro ai giovani studenti con le tariffe, perché noi questo facciamo. Grimaldi Lines offre ai possessori del
della carta Io Studio uno sconto del 10% su tutti i nostri collegamenti marittimi. Poi dal 2013 Io Studio diventa anche carta di pagamento e Grimaldi aggiunge come agevolazione uno sconto in cashback del 5%, uno sconto che lo studente si ritrova direttamente, diciamo, in estratto conto. Tariffe agevolate, la possibilità di accedere ad internet a prezzi agevolati o di acquistare anche tablet o notebook a prezzi scontati.